Buongiorno bambini, avete fatto i compiti per casa? Avete studiato? Bravi, chi viene all'interrogazione? Torno subito, ho lasciato la macchina in doppia fila. Addio, molto crudele. Va bene, ho capito il messaggio. Per oggi non interroghiamo, vi siete salvati. Grazie, San Gennaro. Grazie, Violetta. Ci casca sempre, povero ingenuo. Tutto questo stress mi fa venire le rughe. Ora però tornate composti e cominciamo la nostra nuova lezione sulla corretta alimentazione. Sapete che le carote fanno bene alla vista? Certo, io non ho mai visto conigli con gli occhiali. Beh, in effetti non ha tutti i torti. Bene, mi sembrate abbastanza preparati. Allora, sapete perché i pomodori non vanno mangiati prima di andare a dormire? Io lo so, perché l'insalata russa. Molto divertente, ma la risposta è un'altra. I pomodori sono molto buoni in nutrienti, ma mangiati di sera non solo fanno venire l'acidità di stomaco, ma causano in diversi casi anche insonnia. Allora, bambini, credo sia il caso di approfondire l'argomento. La frutta e gli ortaggi sono fondamentali in una dieta equilibrata e contengono principi nutritivi come vitamine, diversi minerali, zuccheri e tante fibre. Nonostante questi alimenti siano così preziosi per la nostra salute, però, ogni italiano getta via in media 149 kg di cibo ogni anno, di cui la metà è rappresentata da frutta e ortaggi. È incredibile, certe persone sono veramente sprecone. Dove si trova tutta questa gente così responsabile? Si meriterebbero proprio una bella punizione. E chissà che non sia proprio io a metterli in castigo. Questi sciuponi, infatti, sono proprio sotto il vostro nasino. Venite con me, andiamo a farci un giretto nella scuola. Francesco! Non è il momento! Eccoci qui, guardate che spettacolo, che ve ne pare? Maestro, ma chi ha buttato tutto questo cibo? Già, è tutta roba fresca e non è stata nemmeno toccata. Indovinate un po'? Dovete sapere che circa il 50% dei pasti serviti nelle mense scolastiche finisce nei rifiuti. Il cuoco prepara piatti perfetti con tutte le proteine e le vitamine necessarie, che però finiscono in buona parte nella spazzatura. Maestro, ma è un disastro! Come possiamo fare per rimediare? Innanzitutto potreste fare meno capricci a mensa e assaggiare tutto prima di dire che non vi piace. Io mangio sempre tutto e faccio anche il bis e qualche volta anche il tris. Su questo non avevo dubbi, ma non bisogna nemmeno esagerare. Un'altra soluzione è quella che si potrebbero utilizzare questi scarti per fertilizzare il giardino e l'orto della scuola. E come si fa? Io lo so, l'ho visto fare a mio nonno. Lui ha comprato una compostiera, un contenitore dove inserisce tutti gli scarti di cucina e da cui, dopo qualche mese, ottiene un terriccio che utilizza per l'orto. Esattamente, e questo permette anche di ridurre in modo significativo il peso, il volume e il costo dei rifiuti che devono essere trasportati e smaltiti. Ma non finisce qui, seguitemi. Osservate il vostro cortile, riuscite a vedere qualche spreco? Sì, maestro, stai sprecando il fiato. Ma Margherita che fine ha fatto? Si sarà persa come al solito nel suo mondo di fatine. Ehi, sono qui! Venite, forse la vostra compagna potrà aiutarci a capire. Margherita, che stai facendo? Raccolgo le mele. Il mio papà è un fruttivendolo e mi ha insegnato una cosa importante. Lasciare una mela marcire su un albero o non raccoglierla da terra significa sprecare ben 70 litri d'acqua. Molto interessante, spiegaci meglio.
Sì, è tutta l'acqua che è servita per irrigare la pianta. Se non si riesce a mangiarla tutta, si può cogliere l'occasione per fare una deliziosa marmellata o utilizzare gli ortaggi per fare degli ottimi sottaceti. Bravissima Margherita, questa volta sei stata più brava del maestro. Era proprio questo ciò di cui volevo parlarvi oggi portandovi nell'orto. Bene bambini, sentiamo un po' che morale riuscite a ricavare da questa nostra passeggiata nella scuola. Ortaggi? Meglio se gli assaggi! Frutta? Sfruttiamola tutta! Finalmente un po' di relax, non se ne poteva più di tutte queste lezioni sul cibo, che poi alla fine non si mangia mai niente. Adesso il maestro si è anche scoperto amante della natura e delle cose genuine, ma non lo sa che io faccio la scuola elementare e non alimentare. Ma vediamo cosa c'è in TV. Benvenuti ai 5 colori della salute. Oggi parleremo dei principi di una corretta alimentazione.